Nel mio collegio, immerso in un verde intenso, scopro la voglia sconvolgente di essere donna. Mentre invece sono solo un adolescente. L'odore aspro della pelle di Melton eccitava Lady Chatterley fino a farle dimenticare i suoi doveri di moglie per scaldare le sue voglie di donna. Il seno di lei palpitò sotto i suoi baci. Ma quello che la faceva impazzire era quando lui le stringeva il capezzolo tra il pollice e l'indice. E ci giocava. Ci giocava. Ci giocava. Questa sessualità esplodeva nel collegio di Sarcrim, nella bassa Inghilterra del XX secolo. Sono felice di andare via, signora, ma non sono felice di lasciarla. Lei è stata buona. Mi mancherai, Julie. Tu come le altre, ogni volta che qualcuna di voi lascia il college, è un pezzo di cuore che mi va via. Se ha deciso di commuovermi, signora, io lo sono già tanto per conto mio. Troverai altri affetti. E lei altre allieve. Tante ne verranno ancora e tante ne sono passate. Ma ognuna è una, con la propria identità. Tu sei Julie e vorrei che tu portassi sempre nel cuore i principi di onore e dignità che sono la nostra regola. Ti ho cercata per tutto il treno. Devo scoprire qualcosa su mia madre. Melton era vestito vecchio stile, viso rosso e occhi vaghi. L'onore e la dignità sono state la costante della mia vita, Melton. Queste parole amava ripeterle Lady Chatterley al suo adorato Melton. E tu non puoi avvilirle. Io non voglio essere la tua amante. Per me tu sei un capriccio e basta. Su, frusta il cavallo. Investimi, così ti liberi di me. No! Andò a inginocchiarsi davanti all'uomo. Davanti all'uomo si sentì svenire. Il cavallo nervoso scalpitò. Lei prese la mano di Melton e con rabbia isterica la baciò. E poi lo lambì con la lingua. Non credo sia opportuno sprecare le vacanze in queste ricerche, signorina Clifford. James, mi piacerebbe se tu mi chiamassi Julie Chatterley, se non ti spiace. Come vuoi, ma forse... Niente, forse. E adesso ti prego, lasciami leggere. Certo che viaggiare stanca. Sarà meglio che provi a dormire. Sì, hai ragione. Signorina Julie?
Sì? La signorina Julie. Lei chi è? Sua zia non stava troppo bene. Mi ha incaricato di venire a prenderla. Ecco, di qua. Grazie. Sì, Melton. Julie, sono felice che tu sia tornata. Ciao, in tutti zia. Questi anni mi sei mancata. Ma quanto sei cresciuta! Sei diventata proprio una donna, una vera donna. Grazie, Melton, lei può andare. Va bene, signora. Vieni, tesoro, vieni. Ti faccio visitare la casa. Ci troverai sicuramente i tuoi vecchi ricordi. Puoi vedere, non è cambiato nulla, tutto è come sempre. Sì. Melton vive con noi? No. È da molto tempo che non vive più qui in casa con noi. Andiamo, Julie. Mi viene il sospetto che il viaggio possa averti davvero stancata. La signora contessa ha voluto riservarle la camera che fu dei suoi genitori. La signora ci tiene tantissimo. Vedrà che ci si troverà bene. Qui siamo nell'ala vecchia della casa. In quel letto Melton e Lady Chatterley ebbero inebrianti rapporti d'amore. Se permette, io ora vado. Grazie, Monia. Thank you.
In questo letto tu non dormirai più. Ma lui è malato. Senti, non è un tradimento dormire in questo letto. E allora dormirai con la mia camicia, non con i suoi veli. Lei si sentiva come una puledra frustata. La frustavano i suoi sensi che lui aveva svegliato. Addossò ad un tronco d'albero per sentirsi protetta contro i suoi stessi istinti che la sollecitavano a cercare lui. Lady Chatterley tornò molte volte sotto quell'albero, ma lui non venne. Poi venne l'inverno. Lei nel bosco con questa oscurità? Non riuscivo a dormire. Avevo anche sentito dei rumori curiosi. In qualunque caso doveva chiamare. Mi aspettavi? Quasi. Dunque, salire le scale, poi il corridoio e prima porta a destra. L'accompagno. Vorrei fare una doccia. Ah, sì, mi ha svegliata all'improvviso. Corri, via, mia nipote è sonnambula. Io scendo, la aspetto e poi lei arriva. Davvero? Ti ha fatto correre sì, nuda? Guardi qua. Al college dicevano che era peccato mortale. Sì, sì, è una cosa che diceva sempre anche mia nonna quando si spogliava. E mio nonno puntualmente aggiungeva: è un peccato gravissimo
se quella che si spoglia è brutta. Io non ho mai visto una ragazza nuda. A momenti non ho visto mai nemmeno me stessa nuda. Ottimo. Un vino d'annata. Posso servire, signora? Sì, certo. Grazie. Monia. Bene. Ieri non ti ho accolta nel migliore dei modi, ma devo dire che il tuo arrivo improvviso mi ha sconcertata. Comunque ora sei qui e con il mio aiuto riuscirai ad ambientarti. Io, Giulio, ho il dovere di inquadrarti la vita nel tessuto sociale nel quale noi viviamo. Umanità e dolcezza verso tutti, ma una separazione netta tra il tuo livello sociale e quello degli altri. Come si misura, zia Marta? Con la nascita. E con nient'altro, zia Marta? Con la nascita e con quei titoli e quelle capacità superiori che danno un grado di nobiltà. O due. Sarò altera e inflessibile, se mi riuscirà. Certo, se ti stamperai nel cuore e nella mente di essere una Lady Chatterley. Signorina Julie. Sono con degli amici, Melton. Venga, lui è uva Melton, così, ragazzi. Non ne ha mai mangiata. Fagli da gustare, sì. Ah. Ah. Ah, sì, su, adesso tocca a me. Su, James, prendine anche tu, è una sensazione incredibile. Eccomi. Dai! Come mai questa novità? Questo è un rito antichissimo. Abbiamo voluto riproporlo. Sembra che pigiare l'uva con i piedi di una vergine porti fortuna al raccolto. Ah, ma nella Bibbia Noè viene criticato per questi usi. Quando mai il piacere è stato accettato dalle religioni? Oh, se ti sentisse la mia direttrice, è vero, non c'è James. Peccato nei piaceri della natura. Dai, perché non provi? Che devo fare? Giulio, le scarpe! No, le scarpe! No, Giulio! Oh, così, brava! Oh, brava Giulio! Muoviti! Ti piace? Eh? Devi tenerci molto a questo appuntamento. Ciao. Spero comunque che tu stia pensando al tuo futuro. Oh, zia. Oh, ti prego, cerca di capire. Adesso voglio solo pensare a divertirmi. Sono uscita dal collegio e voglio prendere confidenza con la vita. Me lo merito, non credi? Eh sì, certo, hai ragione.
E comunque James mi sembra veramente un bravo ragazzo. Certo non ha la tua classe e neppure il tuo patrimonio, però credo sia sincero e un tuo futuro con lui, secondo me, sarebbe proprio la scelta migliore. È vero. In fin dei conti, lo penso anch'io. Altrimenti credo che non uscirei con lui se non pensassi che la cosa possa diventare seria. Adesso che tu sei qui, vorrei tanto riempire questa casa di gente. Qui ci sono tanti ricordi, troppe anticaglie. Sai, ti confesso che all'inizio il tuo ritorno mi spaventava. Io non sapevo come ci saremmo potute sentire. Magari estranee. In fondo io e te non ci conosciamo. Ma di che cosa parli? No, niente, scusami, mi sono lasciata andare. Certe volte i ricordi mi intristiscono, Julie, ma non voglio annoiarti ancora. Finirei col far tardi al tuo appuntamento. Julie! Finalmente! James, sta attento! Mi fai cadere! Hai visto? Che cosa vuoi? Ti stavo aspettando. Volevo parlare. Senti, io ho cercato di fartelo capire. Tu sei un testardo. Io forse ho voglia di vederti, ma non qui. Io lo sento che mi sfuggi. Ti devo sempre cercare io. Mi farai diventare matto. Almeno spieghiamoci. Senti, non ora, eh? Adesso ma io devo andare succede? In chiesa. Che cosa ti ho tu fatto? Non puoi venire. Ci vediamo un'altra volta. Julie. Ciao. Ciao. È interessante, farai bene a leggerlo. Lo leggerò, signorina. Julie, volevo che vedessi la cucina. Tu puoi andare. Va bene. Hai ragione, mi mancavano questi rubinetti. Il libro invece no. Adesso vivrò felice. Ho visto la cucina e respiro. Julie, aspetta un attimo. La questione con quel ragazzo comincia a diventare una cosa seria, se non sbaglio. Ebbene? Ah, senti, se parli di sposarlo, ne fa già lui un romanzo. È ricco, nobile. Ti piace? Sì. Perché diventa rosso e non protesta mai. Che insolente. Ma sei mia nipote, te lo puoi anche permettere. Allora, lo sposerai? Se hai deciso tu. È vero che lei è stato l'amante di Lady Chatterley? Una figlia non deve domandare. Mostro. Signorina Julie! Signorina Julie! È una zona pericolosa, ci sono buche! Signorina Julie! Era un capanno d'emergenza per boscaioli e guardiacaccia e fu il loro rifugio d'amore. Lady Chatterley e Melton ebbero in quel nido nascosto i loro momenti d'amore.
Io non sono tua figlia, vero Melton? No. Allora baciami. Ma che vuoi tu da me? Che vuoi? Nient'altro che imparare a baciare. Ho un ragazzo. Non deve trovarmi impreparata. Baciami. Tutto qui. È un cavallo splendido. Sarei tu a doverlo montare. Io? Oh, non ci penso neanche. Guarda come mi segue. Che carino. Sai innamorare anche i cavalli. Ah, che bello. Vado. Ciao, vi saluto. Ciao. Aspetta. Non mi rifiuterai un passaggio? Non lo rifiuterei mai. Ah, grazie, sei tanto gentile. È da qualche giorno che ti trovi sempre dove sono io. Tu l'hai notato, io no. Ah, che bugiardo. Vorrei chiarire una cosa. Questo non dovevi farlo, Julie. Hai letto il libro e ne hai parlato con Melton. Ma zia, non ci trovo niente di male. In fondo si tratta di mia madre. Ormai quello che è fatto è fatto. Tu sopporti tutto da me. Sopporti tutto. Non è vero, Melton? Ho tanta sete. Voglio bere dalle tue mani. Mi rinfrescano le tue mani.
Senti, è come se fossi nuda. Ho letto che tu raccoglievi l'acqua con le mani e gliela facevi sgocciolare sulle spalle, sulle braccia, sul seno. Gliela faceva sgocciolare sulle spalle, sulle braccia, sul seno. E la donna ne impazziva. Tanti piccoli baci erano quelle gocce per la donna che anelava i suoi baci. Fallo ancora, dai. Adesso basta, Melton. Niente male, come profumo. Ci siamo svegliate affamate stamattina, mi sembra. Eh sì. Allora, come va con il tuo amico? Credi di poter avere un futuro con lui? E sai, il primo amore è sempre più bello. Sì, ho deciso. Mi piacerebbe avere un futuro con lui. Ne abbiamo anche parlato. Ma mi è sembrato indeciso. Mi ha detto che si sente troppo giovane per impegnarsi seriamente. Credo di volergli bene. Vedi, l'età non è mai un problema. E poi, se ti vuole bene davvero, secondo me, cambierai idea in fretta. L'amore è sempre così pieno di grosse sorprese. Comunque, se ci tieni proprio tanto a lui, io ti consiglierei di insistere. Giusto. Hai ragione. Insisterò. Sai, Melton, io mi trovo meglio con te che con i ragazzi della mia età. Sto inseguendo chissà che, ma lo devo fare da sola. Che schifo sposarsi. Eppure un giorno mi dovrò sposare. È un'usanza che regge. Che sciocca mia madre a farsi chiacchierare per credere a te. Melton, dimmi le parole che dicevi a mia madre. Tu sai che non puoi andare via. Nei tuoi occhi c'è la voglia di me. Melton! Melton! Non è tutto, Melton. Non è ancora tutto. Vuoi prendermi? Sei un barboso borghese con tante paure che ti schiacciano. Io invece ho razionalizzato la mia vita. Volevo distruggerti per dare una soddisfazione alla memoria di mia madre. Ma tu sei già niente. È meglio che ti usi per scoprire chi sono io. La cara Julie trasmette quella calda religiosità che è frutto della sua educazione. Traspare, certo. E naturalmente della propria sensibilità. Ha proprio ragione, monsignore. Sì. Il mio figliuolo qui presente ne è stato conquistato.
Ci dica tutto. È tutto, padre. Se un giovane nobilmente avviato si interessa a una ragazza che oltre alla dote abbia anche doti di cui tutti riconoscono i meriti, appare chiaro che il discorso... Appare chiaro che il discorso allora si articola col perfetto dosaggio dei prodotti. Tanto di questo, tanto di quello, un pizzico di quell'altro e l'alchimia produce il matrimonio perfetto. Beh, questo è un ragionamento da farmacista, se vuoi saperlo. Io, da sacerdote, dico che il matrimonio è l'amore per i figli che verranno, perché i figli, come sapete, santificano la vita. Allora la sua non è santificata. Julie! Julie voleva dire che nel mondo non ci sarebbe più l'uomo, ma tante cose dedicate interamente a Dio. Sì, è proprio così, è giusto, esatto. Julie, voi siete giovani, dovete muovervi. Fai vedere certo. James il tepidario. Sì, andate pure, bastiamo noi per le chiacchiere. Questi giovani. Ha servito un ottimo tè aromatizzato, signora, e ora preghiamo. A volte rifletto su te che hai vissuto qui tutta sola. Mai nessuno vicino a te. Julie, queste sono cose che una ragazza non deve mai chiedere, soprattutto ad una vecchia zia. Domandati piuttosto se il tuo matrimonio risulterà una scelta giusta ed oculata. Voi tutti di età vissuta avete la stessa voglia maniacale di sentenziare con pignoleria sul domani e sul dopodomani. Io amo vivere il mio tempo al vivo e soltanto il caso può fissarmi limiti oppure scelte nelle quali calarmi. E sarebbe bene, zia, che tu evitassi di intrometterti. Io non voglio interferire e invece interferisco perché sono un pastore di anime e chi non vuole ascoltarmi deve ascoltarmi lo stesso. Ma questo matrimonio allora? Il matrimonio è il codice di Dio perché nascano figli e quei ragazzi daranno buoni figli al gregge del Signore. Monsignore, lei le cose giuste le dice, anche se io poi non le capisco tutte. Vede, signora, non è sempre necessario capire perché... Vigliacco! Che ci fai qui? Sei un vigliacco. Mi eviti per paura. Che ci fai qui? Io vado dove voglio. È agghiacciante credere che tu abbia la tua età. E perché? Lady Chatterley faceva più o meno le stesse cose che faccio io. E poi... Lo sai che certe sensazioni non dipendono dall'età. In noi si accende un ardore che sconvolge quando siamo uno accanto all'altro. Sei proprio come tua madre. Anche con lei accadevano le stesse cose. Quali cose? Ma queste sono passioni che è pericoloso portare fino in fondo. Devi credermi. Ma tu lo sai che è inutile resistere. Il bianco è doveroso in un matrimonio che si rispetti. Infatti è il simbolo della purezza immacolata della sposa. Direi che possiamo fissare fin d'ora la data del matrimonio. Allora fissiamola. Credo che Julie abbia voglia di sposarsi molto presto, vero? Julie! Ma mi stai ascoltando? Sì, certo. Scusami, zia. Sì, ci tengo a sposarmi. Ci tiene tanto anche il mio James. Scusatemi, io ho mal di testa. Mi ritiro. Ma sì, zia, vai. Pensa a tutto tu, ti vai, prego. Cara. Sì, certo. Beh.
Deve essere l'emozione. È comprensibile che sia emozionata. Sai, per le così prossime. Giovane. Sì, tutto e poi normale. Questo è un passo così importante per lei. Mi ricordo che anch'io, dunque, signore. Dove eravamo rimasti? Sua età. E Lady Chatterley sentiva la voglia di gridare, di mettersi nuda, di correre nel mondo e dire: lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. E lei correva, correva, correva. Julie, sapevo che saresti venuta. Melton. Julie, tu hai risvegliato in me sentimenti lontani ed è successo quello che non sarebbe dovuto accadere. Quando mi guardi, mi tocchi, mi parli, io non so mai resistere. Allora tu sei innamorato di me? Adesso però dobbiamo interrompere questo gioco pericoloso. Ti desidero da sempre. E nonostante tutto ho saputo resistere. Sarà il sangue di mia madre, che è sempre vivo in me. E sono sicura che per quanti amanti avrò nella mia vita, il mio desiderio per te non riuscirà mai a spegnersi. Ora, voglio che tu sappia tutto, Melton. Tu sei l'uomo dei miei sogni. E il mio sogno durerà per tutta la vita. È per questo che sposo James. Julie, mi mancherai. È andato via per sempre. Chi? Ma di che cosa stai parlando? Basta, Julie, con queste finzioni. Io so tutto e l'ho sempre saputo. Quello che temevo si è avverato, sei proprio come tua madre. Sì. Lo sai benissimo che sto parlando del tuo Melton. Sapevo tutto sin dal principio. Dalla prima notte che hai dormito qui e sei uscita nel parco. È meglio per tutti che Melton se ne sia andato. Non può. Non può. Non deve farlo. Non può lasciarmi così. Io lo amo. E poi sei stata proprio tu a dirmi di andare da lui quel giorno in cucina. Lui mi evitava, non voleva più vedermi. Sei una stupida. Testarda. Hai creduto quello che volevi credere. Io parlavo di James. Julie, torna indietro. Thank you.
Che è successo? Dove andavi? Svegliati. Perché fuggivi così? Melton. Credevo che fossi già andato via. Ma le tue sono lacrime. Non è pioggia. Tu stai piangendo, Julie. Sì, sto piangendo, Melton. Te ne vai perché mi sposo. Non potresti rimanere comunque. Smettila. Non devi dire queste cose. Sei una donna ormai. E stai per sposarti. Tua madre sarebbe fiera di te. Non sei affatto sola. Ti prego, Melton. Non lasciarmi andare via così. Facciamo l'amore. Ti voglio. E ora, con i poteri che mi sono stati conferiti dalla Madre Chiesa d'Inghilterra, mi accingo a unirvi nel sacro vincolo del matrimonio. Vuoi tu, James de Coursen, prendere per sposa Julie Clifford, amarla e proteggerla nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi? Sì. E vuoi tu, Julie Clifford, prendere per sposo James de Coursen, amarlo e seguirlo nella buona e nella cattiva sorte finché morte non vi separi? Sì. Posso baciare la sposa? Melton, quanti amanti servono per far felice una donna? Neanche un milione se la felicità non la trovi dentro di te. A tua madre ne bastò uno solo per essere felice.